Ora, tornando al Dhamma Vicaya, va detto che nell'investigazione profonda dei Dhamma è particolarmente importante tenere in considerazione le loro interrelazioni, stante la centralità del principio dell'interdipendenza nel pensiero buddista. Se accettiamo la relazione che ho proposto tra Dhamma Vicaya e Abhidhamma, possiamo dire che l'esempio più importante e imponente dell'osservazione delle interconnessioni tra i Dhamma si trovi senz'altro nell'ultimo libro dell'Abhidhamma, l'impressionante e intricato Pattana, ancora privo di una traduzione integrale in inglese. Al momento è disponibile soltanto una traduzione parziale realizzata dal monaco birmano U Narada Mulapattana Sayado. Per capire l'imponenza di quest'opera basti considerare che tra i numerosi testi che appartengono al canone Pali, solo il Pattana, nell'edizione a stampa in caratteri birmani, occupa ben 5 volumi, per un totale di circa 2500 pagine, peraltro assai ripetitive. Ciononostante, questo libro è così importante da essere considerato tradizionalmente il segno più evidente dell'onniscienza del Buddha, Sabbagnuta Jnana. Non è chiaro, peraltro, se si tratti di un'onniscienza limitata ai mezzi per raggiungere la liberazione, e dunque una onniscienza meramente soteriologica, o se si tratti invece di una onniscienza vera e propria. Su questo punto la tradizione Theravada non è chiarissima. Comunque, la tradizione addirittura sostiene, in particolare nell'Atta Salini di Buddhaghosa, che durante la quarta settimana dopo il raggiungimento della Bodhi, il Buddha, arrivato alla contemplazione del sottile e astruso Pattana, divenne gioioso e raggiante. Dal suo corpo partirono raggi colorati in tutte le direzioni. Purtroppo, però, gli studi su questo testo abhidhammico sono pochi in lingua inglese. Quelli esistenti sono per lo più in lingua birmana, cui tuttavia, a causa della barriera linguistica, pochi studiosi occidentali hanno accesso. Ecco, una piccola curiosità è questa: i colori della bandiera buddista creata alla fine dell'Ottocento corrispondono esattamente ai colori dei raggi emessi dal corpo del Buddha quando, secondo la tarda tradizione che abbiamo ricordato poc'anzi, arrivò a contemplare la parte ritenuta più profonda del Dhamma, ossia il Pattana, che espone le 24 possibili combinazioni causali tra i Dhamma. Pur essendo di enorme estensione, secondo la letteratura commentariale, il Pattana in realtà non elenca tutti i possibili modi di interconnessione dei Dhamma. Il numero totale di questi modi è vertiginoso. Alcuni commentatori hanno provato a calcolarlo arrivando a risultati differenti e francamente dal mio punto di vista fantasiosi. Di conseguenza, proprio in quanto non elenca tutte le possibili relazioni tra i Dhamma, il Pattana, pur constando di centinaia e centinaia di pagine, sarebbe da ritenere come non del tutto esaustivo della materia che tratta. Nella bandiera buddista, partendo da sinistra, si trovano i colori blu, simbolo della compassione universale rivolta a tutti gli esseri senzienti e che tiene conto non solo della sofferenza palese e attuale, ma anche di quella più sottile, più difficile a vedersi, nonché di quella futura, ossia quella che seguirà ad atteggiamenti e comportamenti non saggi motivati da avijja. Il giallo, simbolo della via di mezzo, il rosso, simbolo dei benefici del Buddha Sasana, ossia dell'insegnamento del Buddha, il bianco, simbolo della purezza del Dhamma e della liberazione dalla sofferenza cui dichiara di condurre, l'arancione, simbolo della saggezza dell'insegnamento del Buddha, infine una combinazione di questi cinque colori, simbolo della verità universale del Buddha Dhamma. Ma perché tanta importanza riconosciuta a questo libro ancora scarsamente studiato nella letteratura accademica in inglese? Sostanzialmente perché il Pattana aggiunge all'approccio analitico ai Dhamma quello sintetico, Sangaha, soffermandosi particolarmente sui 24 tipi di interrelazione, o paccaya, che legano i Dhamma condizionati individuati analiticamente all'inizio dell'Abhidhamma. Ciò mostra che i Dhamma non sono affatto fenomeni isolati e autonomi, ma nodi che sorgono condizionatamente, in dipendenza da altro, in una vasta rete di eventi parimenti impersonali e interdipendenti. Come nota Bhikkhu Bodhi, il metodo analitico dei primi libri dell'Abhidhamma Pitaka e il metodo sintetico del Pattana fondano l'unità dei due principi filosofici gemelli, l'uno richiamando l'altro, del buddismo, ossia il non sé, l'anatta, e il sorgere dipendente o condizionatamente, paticca samuppada. La vipassana sviluppata al massimo grado possiamo dire che conduca a questa visione conoscenza dei fenomeni ultimi, contemporaneamente analitica e sintetica. Vedete la centralità dunque della conoscenza nel buddismo,
Ma vedete anche quanta parte del buddismo ancora ci sia ignota o poco nota. Ho detto prima, infatti, che il Pattana, pur essendo un testo tradizionalmente tenuto in gran conto, come è ancora oggigiorno in Birmania, non è ancora mai stato tradotto integralmente in una lingua occidentale moderna e gli studi critici al riguardo sono pochi. Questo non vale solo per il Pattana, esistono in realtà centinaia di testi buddisti ancora mai tradotti e di molti, anzi, non esiste neanche l'edizione critica. Per quanto concerne l'Abhidharma, in Occidente furono pionieristici gli studi di Frau Wollner nella seconda metà del Novecento, ma oggi, sebbene la letteratura critica abbia fatto significativi progressi nella comprensione della scolastica buddista, rimane ancora molto lavoro da fare. Allora, capite che anche solo considerando esclusivamente il canone Pali, già di per sé imponente e che oltretutto non comprende neppure tutte le opere della letteratura Pali, fa quantomeno sorridere il giudizio di Benedetto Croce che, in un suo testo dei primi del Novecento, sosteneva che il pensiero buddista fosse così noto e ristretto che non era il caso di riesporlo né di discettarne intorno. Già, talmente noto e ristretto che noi oggi ancora non abbiamo una traduzione integrale in inglese di tutta l'enorme e variegata letteratura Pali, sicché evidentemente non possiamo dire di avere una conoscenza completa e approfondita neanche del solo buddismo Theravada. Per avere un'idea dell'ampiezza e della varietà di generi letterari soltanto di questa letteratura, basterebbe osservare l'indice del manuale di letteratura Pali scritto dall'indologo tedesco Oskar von Jinuber. Oltre ai testi canonici, che già di per sé sono assai numerosi, si trovano commentari, subcommentari, subsubcommentari, cronache, manuali, antologie, testi cosmologici e poetici, nonché raccolte di storie e opere di grammatica, la più antica delle quali si chiama Kacchayana Vyakarana, ossia la grammatica Vyakarana di Kacchayana, databile intorno al V secolo d.C. Tradizionalmente si ritiene che il Kacchayana, autore di questa grammatica Pali, sia lo stesso Kacchayana, discepolo storico del Buddha, ma storicamente le cose non stanno così. L'opera in questione non risale veramente al tempo del Buddha, né è riconducibile direttamente a Mahakacchayana. Come abbiamo visto addietro, l'identificazione tradizionale tra i due Kacchayana è attestata anche in quel testo intitolato Saddhavimala, appartenente alla corrente del cosiddetto Theravada esoterico. Quella di Kacchayana, peraltro, non è l'unica grammatica Pali. Altre furono composte nel XII secolo, la Saddhaniti, ossia la guida alle parole di Aggavamsa, composta in Birmania a un dipresso nel 1154, la Rupa Siddhi di Buddhapiya, basata sulla grammatica di Kacchayana, infine la Moggallana Vyakarana, siamo nel 1165 circa, ossia la grammatica di Moggallana, un erudito monaco singalese da non confondere con l'omonimo discepolo del Buddha, che ovviamente visse molti secoli prima. Moggallana, il grammatico, scrisse anche un commentario in forma di glosse alla sua stessa opera grammaticale, e il titolo di questo autocommentario è Vutti. La grammatica, ossia l'analisi linguistica, Vyakarana, nel pensiero indiano ha una lunga storia e già intorno al V secolo a.C. effettivamente aveva raggiunto risultati notevolissimi con l'Astadhyayi di Panini, da cui si formerà un vero e proprio sistema filosofico-religioso, il Panini Darshana, menzionato dal Sarvadarshana Samgraha di Vidyaranya. Chi trasformò la grammatica di Panini in un vero e proprio Darshana fu Bhartrihari, vissuto nel V secolo d.C. e da annoverare senz'altro tra i maggiori pensatori indiani e tra i maggiori linguisti della storia dell'umanità. A fine 800, precisamente nel 1893, inoltre è stato trovato un manoscritto singalese che pare essere riconducibile a quel singolare indirizzo cosiddetto tantrico del Theravada, studiato soprattutto da François Bizot e Kate Crosby, cui accennavamo nel primo video. Si tratta di un manuale tecnico di contemplazione, composto in età moderna tra il 500 e il 600, che accanto a pratiche tradizionali presenta altre pratiche ed elementi dottrinali che risultano essere innovativi nell'ambito della tradizione Theravada sistematizzata da Buddha Ghosa, come l'uso di un linguaggio in codice, cifrato e simbolico, visualizzazioni, storie fortemente allegoriche, mantra e yantra, ovvero sia disegni geometrici composti da sillabe o frasi pali. Mancano invece le pratiche sessuali.
Il manoscritto originale, scoperto da Dharmapala nell'isola di Sri Lanka e redatto in parte in Pali, in parte in singalese, non presenta indicazioni né sull'autore né sul titolo dell'opera. Così Rhys Davids, che di esso si è occupato come editor, ha proposto di chiamarlo il manuale di Yogavachara, dal nome Yogavachara, che ricorre diverse volte per designare il destinatario dell'opera. Yogavachara è il praticante di yoga, ossia colui che mette in pratica la disciplina yogica. Questa tradizione esoterica, nota come Bohran Yogavachara Kamattana, nell'età moderna era ampiamente diffusa nel sud-est asiatico, Cambogia, Laos, Sri Lanka, Thailandia, ma attualmente è in via di estinzione e sopravvive soltanto in qualche luogo in Thailandia e in Cambogia, dove si è recato personalmente François Bizot per compiere studi sul campo. Data la scarsità di lignaggi ancora esistenti, la comprensione di questa tradizione, esoterica e prevalentemente orale, è limitata in partenza, specie per quanto riguarda la parte pratica. Infatti, pur avendosi manuali tecnici dedicati alla contemplazione, la loro interpretazione è tutt'altro che agevole a cagione della loro sinteticità e cripticità. Scrive Kate Crosby che i manuali sono suggerimenti, piuttosto che un insieme completo di istruzioni. Questi manuali sono così laconici che senza lignaggi di pratica vivente, molti dei quali si sono conclusi tra la metà e la fine del XX secolo, la guida che forniscono per la pratica della meditazione sarebbe impossibile da seguire. Ecco, questo è quanto scrive Crosby nella sua monografia dedicata al Theravada esoterico. A mia conoscenza si tratta della prima opera buddologica che tenti di delineare un quadro d'insieme di questa corrente ed è stata pubblicata il 22 dicembre 2020. Dunque, quando ho iniziato ad accennare al cosiddetto Theravada tantrico in qualche video precedente, ancora non era uscita e per le mie informazioni dipendevo da una serie di articoli e brevi traduzioni, non da una monografia che tentasse di coordinare i risultati conseguiti dalle ricerche specialistiche su questo tema. Oltretutto, ho scoperto proprio in questi ultimi giorni che la stessa autrice sta già lavorando a una seconda opera dedicata al Theravada esoterico, la cui pubblicazione è prevista nel secondo semestre del 2022. Anche in Birmania esiste una corrente esoterica del Theravada, la quale, ancora poco studiata, non sembra però connessa al sistema Bohran Kamattana. Il suo nome birmano è Weitza e costituisce una sintesi curiosa di una serie di fonti come il buddismo Theravada, l'alchimia indiana, il taoismo, pratiche indigene e concetti locali sia buddisti che non buddisti. Le sue origini, a mia conoscenza, sono piuttosto oscure e ancora non sono state indagate approfonditamente, in maniera scientifica, si intende. È stato però supposto un legame stretto tra la nascita di questo movimento esoterico e l'impatto del colonialismo britannico sul popolo birmano. Se così stanno le cose, la sua origine non sarebbe anteriore alla fine del XIX secolo. Uso il condizionale perché non si può escludere a priori che indagini puntuali sul background precoloniale spostino l'inizio di tale movimento un po' più indietro nel tempo, anche se c'è uno studioso che si occupa sul campo di questa corrente e sostiene che le congregazioni esoteriche, con lo scopo esplicito di mantenere e propagare il Sasana del Buddha, sembrano essere emerse ad hoc a partire dalla fine dell'Ottocento, proprio come risposta alla colonizzazione britannica della Birmania e all'abolizione della monarchia nel 1885. Le dottrine e le pratiche Weitza, dunque, perlomeno in origine, avevano un profondo significato sociale e politico, ma in effetti ancora oggi sono sensibili ai mutamenti della politica locale. In questa corrente birmana esoterica, principalmente laica, ha particolare importanza il perseguimento di obiettivi mondani, lokiya, in particolare il prolungamento della vita, ossia il conseguimento di una semi-immortalità in virtù dell'ottenimento di un corpo invulnerabile e incorruttibile, allo scopo di esserci alla venuta del prossimo Buddha, ossia Metteya, nonché l'acquisizione di poteri soprannormali, le Iddhi, per intervenire sul mondo naturale a beneficio del Sasana del Buddha e, attraverso pratiche esorcistiche e incantesimi, ridurre o curare completamente disturbi dovuti alla presunta azione ostile di agenti soprannaturali. Tutto ciò fa del soggetto un mago taumaturgo, semidivino, un Weitza o Vijjhadara in Pali, ossia detentore della conoscenza, Vijja, da cui il termine birmano Weitza. Diversi sono i Weitza, spesso semi leggendari, venerati in Birmania.
Lo scopo finale, peraltro, rimane quello tradizionale di uscire dal samsara, ma poiché i praticanti Weizha, nella loro autorappresentazione, si pongono come difensori del sasana del Buddha, curiosamente spesso rinunciano a raggiungere il fine soteriologico buddista, ossia il nibbana, per non lasciare il sasana stesso sguarnito, privo di guarnigione. Così spesso evitano la pratica della vipassana per paura di poter raggiungere il nibbana troppo rapidamente, privando così il buddismo e il mondo della loro protezione magica. Ora, come nota Crosby, il prolungamento della vita di primo acchito sembra un tratto eterodosso, tuttavia a ben vedere non è del tutto estraneo al canone Pali, poiché nel Mahaparinibbana Sutta il Buddha stesso dice ad Ananda che chiunque abbia sviluppato e coltivato le quattro basi dei poteri magici, chiunque le abbia praticate a lungo, chiunque le abbia governate, consolidate e in esse si sia ben esercitato, se lo desidera può vivere per 100 anni, K, o anche un poco di più. Il termine K in questo contesto a volte viene tradotto come eone, ed effettivamente questo è uno dei suoi significati, ma tale traduzione non è accettata da tutti gli studiosi. Claudio Cicuzza, autore della traduzione che ho letto, in nota osserva che in questo caso, come viene posto in rilievo dal commento, K sta a indicare un ciclo di vita che per gli uomini e per lo stesso Buddha, appartenenti all'attuale evo cosmico, giunge fino a un massimo di 100 anni. D'altra parte l'espressione si potrebbe anche tradurre per un eone o per ciò che rimane di un eone. Ora, quale che sia la traduzione che si sceglie, resta il fatto che, in virtù del possesso e della piena padronanza delle quattro basi dei poteri magici, tradizionalmente si ritiene possibile prolungare la vita oltre il suo termine massimo naturale. E quali sono queste quattro basi? Sono la concentrazione, samadhi, dovuta alla volontà, chanda, all'energia, virya, alla purezza del citta e infine all'investigazione, vimamsa. Sebbene marginalizzato politicamente, il movimento Weizha non è di dimensione e rilevanza trascurabile nel buddismo birmano, poiché è stato osservato che esistono congregazioni esoteriche che contano migliaia di membri. D'altra parte ne esistono anche di assai piccole. Dal canto suo, Kate Crosby nota che il movimento Weizha pervade la cultura buddista birmana una volta aperti gli occhi alla sua presenza, e in esso avrebbe una parte importante il settimo e ultimo libro dell'Abhidhamma, ovvero il monumentale Pattana. Trattandosi di una corrente esoterica, l'accesso alla dottrina, ai testi e alle pratiche spesso è mediato dall'iniziazione rituale da parte di un maestro, iniziazione la quale può essere articolata in più livelli. Il soggetto in possesso di particolari capacità meditative, legato soprattutto alla padronanza dei jhana, magiche ed esorcistiche, è chiamato Weizha, come accennato poc'anzi, e i suoi comportamenti sono sostanzialmente assimilabili a quelli propri della figura del mago taumaturgo, alla Empedocle per citare un nome familiare, in quanto egli è esperto nell'uso di incantesimi e diagrammi magici, yantra, nell'alchimia e nella medicina tradizionale birmana, influenzata dall'Ayurveda e dalla medicina cinese. Insomma, è un maestro di arti esoteriche, dotato di una straordinaria potenza magica, e fa uso dei suoi poteri per assistere le brave persone e difendere il sasana del Buddha, ma anche per rendere il proprio corpo invulnerabile, in modo da poter incontrare Metteya in questa stessa vita, prolungata grazie appunto alle arti esoteriche. È evidente la differenza rispetto all'esoterico Theravada ortodosso, chiamiamolo così, e alla figura dell'Arahant, mentre è altrettanto chiara la prossimità con la figura tantrica del Mahasiddha, poiché molti degli 84 Mahasiddha sono descritti come aver raggiunto l'immortalità attraverso l'alchimia e la meditazione, nonché come protettori della religione del Buddha fino alla venuta di Maitreya. La prossimità non è casuale, poiché probabilmente la corrente esoterica birmana del Theravada deriva proprio dalla tradizione tantrica bengalese opportunamente addomesticata. Del resto, apro una parentesi, il legame tra buddismo e alchimia è stabilito almeno a partire da Nagarjuna, sebbene la sua identità storica sia così poco chiara da aver indotto certi studiosi a supporre l'esistenza di più Nagarjuna per dirimere le incongruenze sul suo conto. Dico almeno perché in realtà già in un sutta il Buddha usa un linguaggio che si potrebbe definire alchemico,
quando sembra associare metaforicamente e implicitamente i cinque ostacoli alla contemplazione alle cinque impurità dell'oro, ovvero ferro, rame, stagno, piombo e argento. In un precedente video già abbiamo accennato alla difficoltà di delineare con attendibilità l'identità effettiva di Nagarjuna. A ogni modo il suo nome è associato alla medicina e all'alchimia e a lui vengono attribuite diverse opere alchemiche. Altro nome famoso associato all'alchimia è quello di Aryadeva, la cui persona storica ugualmente è circondata da dubbi che hanno portato gli studiosi a distinguere almeno due Aryadeva. Il primo è il discepolo del Nagarjuna filosofo, vissuto qualche secolo dopo Cristo, il secondo un maestro tantrico vissuto in epoca medievale intorno all'VIII secolo dopo Cristo. È questo l'Aryadeva legato all'alchimia che egli avrebbe appreso nella famosa università buddista di Nalanda sotto il maestro Nagarjuna, non il filosofo, bensì il Nagarjuna tantrico. In merito alla straordinaria longevità e all'incorruttibilità del corpo, fino alla venuta del prossimo Buddha, esiste anche una leggenda extracanonica relativa a uno dei discepoli più vicini al Buddha storico, Mahakassapa, che secondo il Sutra sulla nascita di Maitreya sarebbe stato incaricato dal Buddha di attendere la venuta di Maitreya e di consegnargli la veste che gli era stata affidata da Gotama stesso. Mahakassapa dunque si recò all'interno di una caverna in Magadha e fece voto, dal carattere fortemente simbolico, di trasmettere la veste del Buddha al suo successore Maitreya. È una tradizione ben nota in Thailandia e Laos, sebbene non sia presente nel canone. Pare fosse già conosciuta nel IV secolo d.C., al tempo del pellegrino cinese Fasien, se non prima ancora. Certamente lo era al tempo di un altro famoso pellegrino cinese, Xuanzang, siamo nel VII secolo d.C., il quale ne parla più esplicitamente. Nel sud-est asiatico è diffusa una letteratura che racconta degli ultimi momenti di discepoli diretti del Buddha, tra cui appunto Mahakassapa. Oltre al Mahakassapa Thera Nibbana, abbiamo dunque narrazioni sul Nibbana di Ananda, Kondanya, Sariputta, Moggallana, Bahiya, Anuruddha, Mahakachayana, la matrigna di Gotama e l'ex assassino e brigante Angulimala, per menzionare soltanto i discepoli più famosi. Esistono decine di narrazioni del genere che sono state elencate da uno studioso per un totale di 67 nella seconda appendice di un suo articolo che vi lascio in descrizione. Anche questo è un argomento ancora non molto studiato. Ma insomma, tutto questo discorso era per dare l'idea di quanto già il solo buddismo Theravada, ivi inclusi i suoi sviluppi esoterici, sia estremamente complesso e difficile, per non dire impossibile, da padroneggiare nella sua interezza da una sola persona. Non parliamo poi del buddismo Mahayana. Nella seconda metà del secolo scorso, il grande buddologo Edward Gonze diceva che di tutta la letteratura del Mahayana forse il 5% era stato attendibilmente edito e di questo 5% soltanto il 2% intelligibilmente tradotto. Inoltre il vocabolario tecnico, egli osservava, che era ancora in larga parte inesplorato. Francamente non so se queste percentuali siano corrette, anche solo approssimativamente, tuttavia a riportarle è stato uno dei maggiori studiosi del buddismo indiano del secolo scorso, quindi presumo che un minimo di attendibilità l'abbiano. Oggi la situazione è migliorata significativamente, ma siamo ancora lungi dall'avere un quadro completo e dettagliato sotto ogni rispetto di tutto l'oceanico buddismo Mahayana. Altro quindi che un pensiero ristretto e noto. Il buddismo è così ampio che non solo non è possibile conoscerlo tutto approfonditamente, ma persino le singole tradizioni sono così vaste da non poter essere padroneggiate alla perfezione da una sola persona. Servono perciò cautela e umiltà nel parlare del buddismo, a meno di non voler dire sciocchezze colossali quali quelle dette da Croce all'inizio del Novecento, quando egli sosteneva addirittura che nel buddismo è esclusa la conoscenza. In effetti sono innumerevoli i passi, canonici e non, in cui si insiste sull'importanza della conoscenza profonda secondo realtà, yatha bhutam pajanati, al fine della liberazione dalla sofferenza. La stessa Bodhi cos'è se non una particolare forma di conoscenza? La Bodhi raggiunta dal Buddha non a caso viene tradizionalmente intesa come Sammasambodhi,
perfetta e retta comprensione liberatrice. Non solo, alcune formule che ricorrono nel canone in riferimento alla compiuta realizzazione dell'Arahant menzionano esplicitamente la conoscenza. Si dice infatti che l'Arahant è uno in cui gli inquinanti, o Asava, sono distrutti, è uno che ha svolto il suo compito, che ha deposto il fardello, ottenuto la salvezza, spezzato la catena delle rinascite e, ecco il punto topico di nostro interesse, emancipato dalla perfetta conoscenza. Samma Dhanya. Lungi dunque dall'essere esclusa, la conoscenza ha un ruolo assolutamente fondamentale nel percorso che porta al Nibbana, cui non si perviene in virtù di meri stati alterati di coscienza, sia pur profondi, quali sono i Jhana. Questi di per sé sono insufficienti proprio perché non conducono alla comprensione profonda della natura dei fenomeni e così all'eradicazione di Tanha e Avijja, che sono responsabili del dukkha, ossia del disagio esistenziale più o meno pronunciato, ma in ogni caso presente, anche in modo sottile, nell'esistenza del soggetto ordinario. Allo scopo dell'estinzione della brama, dell'attaccamento, del dolore e dell'ignoranza, occorre quella conoscenza liberatrice che si ottiene con la vipassana. Croce del resto non era l'unico intellettuale italiano che agli inizi del Novecento espresse un giudizio negativo sul buddismo, peraltro fondato su una palese incomprensione del medesimo. Infatti Giovanni Gentile, un altro personaggio di spicco della cultura italiana del tempo, intese il buddismo come una forma di ascetismo volta a negare la vita per il fatto di non averne sviluppato un'adeguata comprensione. Ma come? Il buddismo, in tutta la sua immensa estensione e profondità, non ha compreso la vita? Un insegnamento così fine, psicologicamente e filosoficamente, da avere attirato l'attenzione in tempi recenti della psicologia clinica, non ha inteso rettamente la vita? Ma non solo, Gentile prosegue dicendo che il Buddha non solo non comprese la vita, ma neppure vi trovò il piacere. A parte il fatto che, secondo la tradizione, prima della repentina presa di coscienza dell'esistenza del dukkha, Gotama trascorse diversi anni immerso nell'agio e nei piaceri, di cui poteva godere in quanto principe, il samadhi, che si ottiene con la samatha bhavana, ha una forte componente piacevole. Certo, non si tratta di un piacere sensuale mondano, ma ciò, lungi dall'essere un difetto, è un pregio, perché nei jhana c'è ben più di quanto possa fornire il mero appagamento dei sensi. Quando tutti gli ostacoli alla contemplazione sono temporaneamente inibiti e il citta è profondamente concentrato sull'oggetto di meditazione, la tranquillità e la felicità che si provano superano di gran lunga qualunque piacere mondano ottenibile. Infatti, tra i fattori presenti nei primi jhana, vi sono piti e sukha. Piti viene tradotto spesso come estasi, da intendere come letizia, che si manifesta secondo gradi diversi di intensità. Sukha, invece, viene tradotto come felicità e indica una sensazione mentale piacevole di gioia, somanassa, che pur non avendo a che fare col corpo, bensì con l'elevata concentrazione mentale sull'oggetto di contemplazione, è non di meno molto forte, più forte di qualsiasi piacere fisico. Queste elevate forme di piacere non mondano, superiori a qualsiasi piacere mondano legato ai sensi fisici, non sono mal viste di per sé dal Buddha, sempre che non si sviluppi attaccamento nei loro confronti. Ma in realtà neanche il piacere mondano è stato rigettato in quanto tale dal Buddha. Il problema infatti non è tanto il piacere sensuale ordinario in sé, quanto il credere, consciamente o meno, che esso possa fornire un appagamento duraturo, il che non è possibile sia perché ciò che procura piacere non è eterno, sia perché la stessa persona che sperimenta il piacere non dura per sempre, anzi dal punto di vista assoluto neppure esiste. Il problema, insomma, è che l'essere umano ordinario si affanna nella costante ricerca di una gratificazione sensuale che alla fine per la sua labilità risulterà puntualmente insoddisfacente, conducendo o alla noia oppure alla ricerca dell'ennesima fugace gratificazione dei sensi. La brama di piaceri sensuali, Kama Tanha, è inappagabile e matura sempre in una insoddisfazione esistenziale che nel lessico buddista è chiamata dukkha. Capite dunque che l'oggetto della negazione buddista non è il piacere di per sé, ma l'approccio errato nei suoi confronti,
che porta ad attendersi dal piacere ciò che esso per sua stessa natura non può dare. Ora però bisogna tenere conto che se oggi abbiamo gioco facile a rilevare gli errori interpretativi di quegli autori che nell'Ottocento e nei primi del Novecento hanno scritto sul pensiero indiano, è perché viviamo in un tempo in cui questo pensiero è conosciuto molto meglio che allora. Tuttavia è importante ripercorrere la storia dell'origine e della diffusione di luoghi comuni sull'India per capire con quali aspettative, con quali pregiudizi, con quale bagaglio concettuale ereditato dalla nostra cultura, anche noi ancora oggi ci approcciamo alla civiltà indiana, consapevolmente o inconsapevolmente. Questo lavoro storico è stato compiuto magistralmente da un celebre indologo tedesco, Wilhelm Halbfass, in una sua opera divenuta ormai un classico intitolata India and Europe, uscita nel 1988, che ogni appassionato di India dovrebbe leggere per capire in che modo in Occidente, a partire dai greci, si sono sviluppate delle interpretazioni del pensiero indiano che in certi loro aspetti sono sopravvissute fino ad oggi. Ora, chiusa questa lunga parentesi, continuiamo con l'analisi dei fattori del risveglio. Dunque, proprio l'investigazione profonda dei Dhamma, o Dhamma Vicaya, sostenuta dall'attenzione radicale e meticolosa, Yoniso Manasikara, costituisce la maggiore differenza tra Samatha e Vipassana. La prima sviluppa il Samadhi fino al massimo grado, noto come Appana Samadhi, ma proprio per l'elevato grado di concentrazione mentale su un solo oggetto non consente di investigare in profondità i fenomeni fisici e mentali e di per sé quindi non permette di raggiungere la comprensione catartica della loro natura. La seconda, invece, implica un grado di concentrazione inferiore atto a garantire una certa distanza dai fenomeni psicofisici, rendendo così possibile la loro investigazione. Nella Vipassana, quindi, la mente è sì concentrata, ma non è completamente assorbita da ciò su cui è focalizzata, come accade invece nei Jhana, dove il citta è così fortemente assorbito dal supporto contemplativo da rendere impossibile la percezione di qualsiasi altro stimolo. Per dare un'idea di quanto forte sia l'assorbimento nei Jhana, possiamo ricordare un passo del Mahaparinibbana Sutta in cui si parla velocemente del primo maestro di Gotama, ossia Alara Kalama. La pratica di Alara aveva come obiettivo massimo quello che nello schema buddista corrisponde al settimo Jhana, detto Akinchanyayatana, che si potrebbe tradurre come sfera del nulla oppure come sfera della non qualcosità, come sarebbe meglio tradurre per stroncare sul nascere possibili fraintendimenti legati all'uso del termine nulla. Ebbene, nel sutta si dice che Alara era in uno stato di assorbimento meditativo così profondo che pur essendo cosciente e desto, non udì né vide transitare dinanzi a sé centinaia di carri. Non viene specificato a che livello di contemplazione si trovasse Alara, ma è lecito supporre che fosse proprio nell'Akinchanyayatana che lui stesso insegnava a raggiungere. Ecco, ora dovrebbe essere più chiaro quanto forte sia l'assorbimento legato alla Samatha Bhavana, laddove il Samadhi, peculiare della Vipassana, è più debole e ne approfondiremo meglio la peculiarità tra breve. Sempre nel Mahaparinibbana Sutta, il Buddha stesso, dialogando con un personaggio di nome Pukkusa, discepolo proprio di Alara, racconta che una volta, durante un forte temporale, con tuoni fragorosi, un fulmine uccise due contadini fratelli e quattro buoi che erano vicini al fienile in cui lui dimorava, ma nonostante accorse sul luogo anche una grande folla, lui non se ne accorse, non vide né udì alcunché. Avendo raggiunto l'isolamento dei sensi, perlomeno vista e udito, presumibilmente grazie all'ingresso nei Jhana, visto che nel Sutta qualche riga prima si parlava di Alara Kalama, noto per essere capace di ascendere fino al settimo Jhana. In un video apposito, magari in futuro, possiamo cercare di capire come ciò sia possibile, secondo la puntuale analisi abhidhammica del processo cognitivo, peraltro elaborata sulla base dell'abhidhamma canonico nei commentari e nei manuali secoli dopo la morte del Buddha, a partire da Buddhaghosa e Buddhadatta, siamo nel V secolo d.C., fino ad Anuruddha, vissuto non prima dell'VIII secolo e non oltre il XII. Personalmente trovo questa analisi estremamente affascinante poiché nel rispetto dell'insegnamento dell'anatta,
dà conto della cognizione in modo impersonale, senza mai fare riferimento a un soggetto sostanziale a parte dal processo cognitivo. Con le parole di Karunadasa, la mente è infatti un processo senza una sostanza duratura. Non c'è un sé o un soggetto dietro il processo cognitivo come entità duratura che sperimenta l'oggetto o come agente che dirige le varie attività mentali. Ora, nella sequenza dei fattori del risveglio, all'investigazione dei Dhamma segue il secondo fattore del risveglio, Virya, l'energia, che indica uno sforzo diligente e perseverante nell'indagine dei Dhamma per sviluppare la Panya e più in generale per praticare il metodo buddista finalizzato al superamento del Dukkha. Questo sforzo energico può essere fisico o mentale e consente di inibire in ogni caso l'ostacolo dell'indolenza e del torpore, Thina Mitta. Nella pratica del Buddha Dhamma serve uno sforzo che nessuno può fare al posto di un altro. È certo possibile e auspicabile procedere insieme, in comunità, ma ciò non significa che qualcuno possa fare al posto nostro ciò che richiede uno sforzo individuale. Ma donde viene questa energia? Una fonte importante è quel turbamento, quella inquietudine esistenziale che in Pali è chiamata Samvega. È stata proposta la seguente definizione di Samvega, il senso opprimente di shock, sgomento e alienazione che deriva dal realizzare la futilità e l'insensatezza della vita come è normalmente vissuta. Un senso castigante nei confronti della nostra compiacenza e stoltezza nell'aver vissuto così ciecamente, nonché un ansioso senso di urgenza nel cercare di trovare una via d'uscita dal ciclo senza senso. Ecco, pensando alla geografia di Gotama, ossia alla biografia leggendaria elaborata tra gli ultimi secoli prima di Cristo e i primi dopo Cristo, nel Mahavastu, nel Lalitavistara e soprattutto nel famoso Buddhacharita, si capisce che è proprio Samvega ciò che egli esperì alla vista diretta della vecchiaia, della malattia e della morte. Col quarto incontro con un asceta, il Bodhisatta esperì anche Pasada, ossia la fiducia nella possibilità di uscire dal circolo inconcludente della sofferenza esistenziale. Fu la combinazione di Samvega e Pasada a motivare Gotama a compiere uno sforzo sostenuto volto a porre fine al Dukkha di cui appunto, secondo il tardo racconto agiografico, aveva preso repentinamente coscienza uscendo dal palazzo reale. Non a caso, come tanti suoi contemporanei, Gotama era un samana, shramana in sanscrito, termine che generalmente viene tradotto come asceta o rinunciante, ma letteralmente indica chi si sforza per raggiungere un obiettivo di tipo filosofico o religioso, che presso i samana era in genere proprio l'estinzione del dukkha. Nei sutta stessi il Buddha viene indicato come Mahasamana, grande asceta. Chiaro è che il Samvega da solo, senza Pasada, rischia di condurre alla disperazione più tenebrosa, ossia a una crisi esistenziale senza alcuna percezione di una possibile soluzione. Pasada invece dà quella motivazione, quella spinta, quella determinazione fiduciosa che consente al Samvega di maturare in una pratica volta all'estinzione della sofferenza. Nel buddismo, ma in realtà non solo in questo, la ricerca filosofico-religiosa è motivata non da esigenze di comprensione astratta, ma da una urgenza esistenziale vissuta in prima persona come assolutamente improcrastinabile e impreteribile, tale cioè da non poter più essere ignorata e richiedente perciò l'immediata ricerca di una soluzione. Questa urgenza non di rado si manifesta veementemente, soprattutto a contatto diretto col nudo fatto della morte in tutta la sua ripugnante crudezza, quando la morte si presenta così nuda di senso che dinanzi ad essa, almeno all'inizio, crollano tutte le spiegazioni, filosofiche, scientifiche, religiose e chi più ne ha ne metta. Allora non ha più alcuna importanza credere di essere figli di Dio, sapere di essere nient'altro che una specie animale tra le altre o avere un'altra idea ancora su se stesse. Una crisi esistenziale autentica implica necessariamente il crollo di tutte le spiegazioni rassicuranti e ritenute valide fino a un dato momento. Quali che siano le proprie persuasioni, sostenute scientificamente,
credute per fede religiosa o argomentate filosoficamente, sulle prime non resta che lo sconcertante fatto della morte, dinanzi al quale non c'è più alcuna ragione che tenga. Poi, dopo qualche tempo, si ritorna ad aderire alle vecchie spiegazioni, queste vengono ripensate oppure se ne elaborano di nuove. Ma all'inizio il dolore, prodotto dall'evento della morte altrui e dall'annessa consapevolezza che la morte è anche il proprio tragico destino, si manifesta in modo radicale e in quanto tale vanifica ogni costruzione di senso, ogni sovrastruttura, talché sulle prime insensata appare pure la stessa ricerca volta a trovare un senso alla morte. Ed essendo venuta meno ogni ragione, i tentativi di consolazione da parte degli altri sono spesso avvertiti come futili e possono persino risultare irritanti per chi li riceve, perché costui nel momento in cui è immerso nel dolore sa perfettamente, pur nello smarrimento in cui si trova, che ogni discorso è vano, che non c'è parola che possa realmente essere di supporto, per il fatto che il dolore sperimentato è così intenso da dare la consapevolezza dell'artificiosità del linguaggio e della sua incapacità di catturare l'esperienza profonda della sofferenza, sicché nella sofferenza più intima si è soli e nudi, senza nessuno e senza parole, anche quando non manca chi con parole genuine prova ad essere di conforto. Come esprimere una sofferenza radicale? Quale parola le si confà senza essere una inutile sovrastruttura, una mera superfetazione? Come dar voce a una sofferenza sconvolgente? Quale parola per un dolore radicale? Come alleggerire il peso di quel tipo di sofferenza che ha la caratteristica di ammutolire, di ridurre al silenzio, di far perdere la facoltà della parola, tanto è intensa? Di quella sofferenza dinanzi alla quale non c'è nulla da dire, perché nulla di realmente adeguato può essere detto, anche quando c'è la sincera intenzione di essere d'aiuto verso chi soffre. Come può una persona esterna farsi carico, anche solo in parte, di un dolore intimo che è avvertito visceralmente, che stringe dall'interno e toglie il respiro, che è così profondo da non poter essere manifestato neppure attraverso le lacrime, tantomeno con le parole? Ogni mezzo espressivo diventa inadeguato. Come dar voce a un dolore radicale? Che cosa dire? A quale scopo? Come buttare fuori un dolore più grande di sé? Un dolore così forte da non potersi esprimere neanche con un urlo o una lacrima, e tale da immobilizzare il soggetto. Il sofferente è immobile nella sua condizione di afflizione, mentre vede che tutto il resto del mondo continua. Non trova ragione per muoversi, d'altro canto il mondo non ne ha alcuna per fermarsi. Questo contrasto mi pare sia espresso meravigliosamente da una nota poesia giapponese del genere haiku che dice: mondo di sofferenza, eppure i ciliegi sono in fiore. Gli haiku sono componimenti poetici sublimi a mio gusto. In Italia, insieme a una pluralità di altri spunti, hanno fornito ispirazione alla filosofia del nonsense di Leonardo Vittorio Arena, secondo il quale l'arte è per eccellenza il luogo del nonsense. È il momento in cui la nudità essenziale dell'esistenza viene in primo piano. Nonostante, anzi proprio in virtù della sua estrema semplicità strutturale e tematica, l'haiku tradisce una profondità tale da essere indisponibile a uno scandagliamento completo da parte della ragione. Pur se inattingibile totalmente attraverso la ragione, la profondità veicolata dall'haiku può essere vissuta, cioè sentita direttamente. Quando ciò avviene, si scopre che tale profondità coincide paradossalmente con l'ordinarietà che caratterizza da sempre il mondo e la vita di ciascuno. Scrive Leonardo Vittorio Arena: il profondo è l'abituale, il misterioso è l'ordinario o il quotidiano. E in tutto ciò non v'è un senso ulteriore da ricercare, ovvero un senso che non sia già dato nel semplice e immediato apparire della vita naturale, così com'è nella sua assoluta spontaneità. Per Arena è solo perché si cede alle lusinghe della ragione concettualizzante e ingabbiante che si crede alla necessità di scorgere un significato in un mondo che semplicemente ne è privo,
e che tuttavia non appare per questo impoverito e meno attraente ed esuberante. Al contrario, proprio la sua insignificanza gli consente di non essere limitato a un senso e a un fine determinati e ne garantisce perciò una polimorfia infinita. L'haiku, con la sua immediatezza e la sua estrema semplicità, consente un'immersione diretta nella realtà che esso descrive e nei cui confronti non ci si pone a mo' di spettatore esterno intento a fornirne una descrizione oggettiva. Si tratta piuttosto di tuffarsi nel flusso naturale senza indugiare in riflessioni che, per quanto elaborate, risultano in ogni caso inadeguate a rendere conto del dinamismo, in ultima analisi non interpretabile, della realtà. Aprirsi al nudo per Arena vuol dire formare un sinolo con la natura, vuol dire scoprire che la natura non è un dato oggettivo innanzi al quale sta un soggetto che è altro e inconfondibile con quella. Sempre in virtù della sua immediatezza, l'haiku non si presta a essere commentato, per il fatto che esso di per sé dice già tutto. Il commento è per definizione volto all'afferramento del senso di un'opera, ma è appunto questo che non può essere fatto nei confronti dell'haiku, il quale per sua stessa essenza si sottrae al senso. L'haiku può dunque essere apprezzato autenticamente solo se si è in grado di non privarlo della sua natura nonsensical, il che è quanto inevitabilmente avverrebbe nel caso in cui venisse commentato. Per questo motivo il commento di un haiku è semplicemente impossibile. Questo è, in poche parole, il modo in cui Leonardo Vittorio Arena inserisce l'haiku nella sua filosofia del nonsense, che si trova esposta principalmente in un'opera intitolata Del nonsense tra Oriente e Occidente, che sintetizza in maniera interessante una pluralità di spunti non solo filosofici ma anche artistici, sia occidentali che orientali. Grande importanza è data in quest'opera Nagarjuna, che secondo Arena offre un metodo di decostruzione di tutte le opinioni volto a restituire il mondo nella sua nudità, ovvero nella sua vacuità. Ora, parlare della filosofia del nonsense di Arena ci porterebbe troppo lontano, però suggerisco agli interessati di leggere almeno qualcosa di questo prolifico e poliedrico autore, col quale personalmente non sono sempre in sintonia, però ritengo che il suo tentativo di sintesi sia apprezzabile e, credo, unico nel panorama italiano. Tornando alla sofferenza, è nei momenti di estrema sofferenza che si comprende l'impotenza del linguaggio verbale a dire un dolore viscerale, che trova più adeguata espressione forse nel silenzio o in un gesto, come quello di Achille allorché apprese della morte di Patroclo. Ricordate cosa fa Achille? Prende con le mani la cenere nerastra e se la versa sul capo, insudiciandosi il volto e la tunica, poi si getta sulla terra polverosa e prende a strapparsi i capelli. Antiloco ne tratteneva le possenti braccia, temendo che Achille si aprisse la gola con un'arma per la disperazione. Dopodiché, improvvisamente, il valoroso eroe caccia un urlo spaventoso e, gemendo, leva grida di lamento. Qual è invece l'atteggiamento buddista nei confronti della morte? A questo riguardo si potrebbero leggere diversi brani, e in parte lo abbiamo già fatto in un video passato, ma oggi ne ho selezionati due altri che, presi dal Sutta Nipata, nella traduzione di Vincenzo Talamo per la Bollati Boringhieri, suonano così. Non v'è alcun modo per cui chi è nato possa sfuggire alla morte. Alla vecchiaia segue la morte. Questa, in vero, è la legge della vita. Come avviene per la caduta dei frutti maturi e per il timore della caduta, così continuo è il timore degli uomini nei riguardi della morte. Adolescenti e adulti, stolti e saggi, tutti cadono in potere della morte, tutti finiscono col morire. Caduti in potere della morte, vanno in un altro mondo e né il padre può salvare il figlio, né i congiunti possono salvare i congiunti. Ecco, mentre i parenti stanno a guardare e gemono, a uno i mortali vengono portati via come buoi al macello. Così il mondo è afflitto dalla morte e dalla vecchiaia. Perciò i saggi, conoscendo l'assetto del mondo, non si rattristano. Se lo stolto, che tormenta se stesso, lamentandosi potesse trarne un utile,
farebbe bene a lamentarsi con impegno, ma non certo con il pianto e l'affanno si acquieta l'animo. Da essi, al contrario, nasce una più grande pena e il corpo ne riceve nocumento, diventa sparuto e pallido, da se stesso danneggiandosi. I morti non soccorrono, ed è vano perciò il gemere. Abbandonandosi all'afflizione, l'uomo incorre in una più grande sofferenza. Quelli che piangono un morto cadono in potere dell'angoscia. Ecco l'assetto del mondo. Un uomo, anche se vive 100 anni o più, deve un giorno separarsi dai propri congiunti e abbandonare questa vita. Perciò ascolta le parole del santo e astieniti dal gemere. Vedendo colui che è scomparso per aver compiuto il suo tempo, pensa: egli più non esiste per me. Come con l'acqua si estingue l'incendio, così l'uomo forte, saggio, intelligente, esperto, sia sollecito a estinguere il cordoglio in sul nascere. Come il vento piega un ciuffo d'erba, così vinca egli il rimpianto, il desiderio, la mestizia. Se desidera il suo bene, estragga da se stesso la freccia. Estratta la freccia, distaccatosi, acquietato l'animo, superata ogni angoscia, libero dall'affanno, consegue la calma. Sempre nel Sutta Nipata, più avanti si legge: breve invero è questa vita, prima dei 100 anni si muore, e seppur qualcuno vive più a lungo, muore comunque di decrepitezza. Si affliggono gli uomini per l'attaccamento, poiché non vi sono possessi duraturi. Nel distacco, invero, è la calma. A cagione della morte, viene abbandonato ciò di cui l'uomo pensa: questo è mio. Avendo ciò riconosciuto, il saggio non sia incline all'attaccamento. Ora però, nonostante queste belle parole, c'è chi per liberarsi dal dolore grida, come Achille, ma c'è anche chi vive il dolore così profondamente da capire che anche l'urlo disperato è vano. Per costui dunque non rimane che il silenzio, unica manifestazione di un dispiacere estremo, inesprimibile altrimenti. Come per tutte le esperienze intime, anche per una sofferenza viscerale non ci sono parole né da se stessi né dagli altri che siano opportune. Specialmente le parole altrui rischiano di essere percepite come mera formalità, anche quando esprimono una sincera partecipazione al dolore dell'altro. Se per un verso dinanzi alla morte e al dolore non c'è più alcuna ragione che tenga, per altro verso c'è la ricerca di una ragione che possa sostenere e così dare un senso al dolore, che altrimenti non avrebbe un fondamento e quindi getterebbe il soggetto nell'abisso dell'insensatezza assoluta, incapace persino di formularsi in una convinzione nichilistica. Il nichilismo è un tipo di risposta possibile al non senso della vita che si esperisce nel dolore estremo. Quindi il nichilismo può salvare dal baratro, ma se non si arriva neanche al nichilismo, il rischio di precipitare nel vuoto è alto. Il nichilismo, nella misura in cui costituisce un discorso capace di sostenere il dolore, non è totalmente negativo, anzi può essere salvifico. Ben peggiore è l'incapacità di arrivare persino a una posizione cupa qual è il nichilismo, nonostante la pressione di quelle inquietanti domande che nei momenti di sofferenza estrema sorgono spontaneamente e risultano quanto mai ineludibili, al punto che il pensiero vi torna e vi ritorna sopra continuamente, ossessivamente, specie durante la notte, quando il silenzio esteriore e la solitudine permettono di avere una maggiore intimità con se stessi. Sono domande abissali, nel senso che provengono dal più profondo di se stessi, ma anche nel senso che rischiano di far sprofondare se rimangono inevase. Quando nascono questi interrogativi radicali, profondamente sentiti, non si può più far finta di niente e continuare ad andare avanti, fingendo che in realtà vada tutto bene. Queste questioni, anche se possono sembrare astratte, quando si vive una sofferenza sconvolgente non vengono affatto vissute come mere astrazioni sulle quali ci si intrattiene per passare il tempo e non pensare alla propria condizione. Tutt'altro, sono domande che emergono esattamente dalla propria concretissima e dolorosa condizione esistenziale. Chi sono io?
che cos'è il mondo in cui mi trovo a soffrire, che senso ha la vita, perché si nasce, se il fine e la fine di ogni vita è la morte, che senso ha vivere. Paradossalmente l'occidentale nichilista che crede che con la morte finisca tutto definitivamente ha una visione più rassicurante rispetto alla spaventosa, alla mostruosa visione indiana del samsara in cui vita e morte si susseguono incessantemente senza un fine ultimo. Il ripetersi dell'esistenza nel samsara per l'indiano è fonte maggiore di preoccupazione rispetto alla morte. Il problema infatti non è tanto la dipartita, la quale sarebbe piuttosto auspicabile se implicasse il termine definitivo del dolore, quanto il continuo rinascere entro il doloroso circolo samsarico. Il fatto ancora più tragico è che la fine del ciclo delle continue nascite e morti non può essere raggiunta semplicemente tirandosi fuori dalla vita con un atto di volontà con cui il soggetto pone fine alla sua esistenza, perché per effetto dell'inflessibile legge del karma si è destinati a rinascere. Non ci si può sottrarre col suicidio alla retribuzione karmica, ossia all'esperienza del frutto delle azioni passate, fatto salvo il caso eccezionale del suicidio di un arahant che effettivamente è privo di conseguenze karmiche. Generalmente, tuttavia, il suicidio non è risolutivo, perché è esso stesso un'espressione della Brahma, Tanha, ed è esattamente per questo motivo che, mutatis mutandis, Schopenhauer lo definiva il capolavoro della Maya. L'estinzione della Brahma, Tanha Kaya, sinonimo di Nibbana, non può essere raggiunta con la Brahma stessa, ma avviene spontaneamente quando, con atteggiamento puramente contemplativo, si osservano le cose così come sono, Yatha Bhutam. In altre parole, con la conoscenza e la visione in accordo con la realtà, Yatha Bhuta Jnana Dasana, cessano naturalmente l'attaccamento, raga, l'avversione, dosa e l'ignoranza, moha, senza bisogno di uno sforzo volontario volto a eradicare questi tre inquinanti mentali. Il suicidio dunque si è detto che è inutile al fine della liberazione. Infatti, come diceva Schumann, il suicida può annientare il corpo, ma non il karma accumulato. La stessa intenzione, cetana, che precede l'azione del suicidio, porterà frutto, generalmente un frutto negativo, essendo fondata su quella brama d'annichilimento, vibhava tanha, che il Buddha apertamente condanna fin dal suo primo discorso e che tuttavia motiva atti sconsiderati in coloro che, come dice lo stesso Buddha, sentendosi spauriti, umiliati, nauseati da questa esistenza, provano un dolce richiamo per la non esistenza. Pur meritando compassione, costoro, dalla prospettiva buddista, non solo non si libereranno dal samsara, ma oltretutto dovranno patire l'effetto negativo della volizione suicidaria. Capite dunque che la prospettiva di innumerevoli rinascite nel samsara non è affatto rassicurante, non solo perché ogni rinascita è carica di dukkha in maggiore o minore misura, a seconda del piano d'esistenza in cui si rinasce, ma anche perché il circolo samsarico non sembra avere uno scopo finale. Uno scopo siffatto può darsi nella linearità di un percorso che ha un inizio e una fine assoluti, ma quando il percorso costituisce un circolo, come nel caso del samsara, non può neanche concepirsi l'idea di un discorso escatologico che parli del fine ultimo del mondo. Non per nulla in India non si sviluppò una filosofia della storia come accadde invece in Occidente in seno inizialmente al cristianesimo, poi all'hegelismo e al marxismo. D'altra parte, l'assenza di uno scopo finale non implica che l'universo sia disordinato. Esso è sì senza uno scopo ultimo, ma non per questo manca di un ordine. Un ordine che in India, parlando in generale, è concepito come frutto di leggi naturali di cui fa parte la legge morale del Karman, fondamentale per quasi tutto il pensiero indiano. Dal tempo delle prime Upanishad fino ad oggi, e non solo per le correnti ortodosse, astica, che riconoscono l'autorità del Veda, ma anche per le correnti eterodosse, nastica, sia pure con qualche eccezione. Bisogna notare che le grandi domande esistenziali si configurano spesso in termini universali, pur partendo da un dolore strettamente personale,
Il dolore individuale spinge infatti a porsi domande che riguardano l'essere umano in quanto tale, non in quanto questo singolo uomo sofferente. Si passa quindi dal chiedersi che senso ha la mia vita al chiedersi che senso ha vivere, che senso ha la vita. Domande che si stagliano sullo sfondo di senso reso vuoto da quel dolore estremo che entro di sé produce questi conturbanti interrogativi. Quando si prende coscienza dell'esistenza del dukkha, da principio nessun piacere della vita sembra più capace di procurare soddisfazioni, perché troppo prevalente è diventato il retrogusto amaro dovuto alla labilità di ogni godimento. Chi ha capito che cos'è la vecchiaia, la malattia e la morte, è a fior di senno, come potrà più serenamente adagiarsi, dormire e, figuriamoci, ridere? Viene fatto dire a Gautama nel Buddhacharita di Ashvaghosha. Si tratta di un'opera risalente al primo secolo d.C., stilisticamente assai ornata ed elegante, tanto da essere all'origine della letteratura d'arte in sanscrito, detta Kavya, ma le notizie che fornisce sulla vita del Buddha sono storicamente assai poco fededegne. Tuttavia, il tradizionale racconto della vita di Gautama prima che diventasse il Buddha viene proprio dal Buddhacharita, mentre nel più antico canone Pali sulla sua infanzia e giovinezza si trovano soltanto degli accenni che neanche fanno riferimento ai celebri quattro incontri, bensì si limitano a dire che Gautama annunciò ai suoi genitori la decisione di lasciare la casa per diventare un asceta itinerante, un samana. Suo padre e sua madre adottiva scoppiarono in lacrime e ciononostante Gautama si rasò barba e capelli e abbandonò la vita domestica. Qui non interessa la veridicità storica della narrazione tradizionale della vita di Gautama, ma la sua valenza archetipica, che certamente, così come si presenta nel Buddhacharita, è in linea con la sensibilità buddista, e non solo buddista, perché l'insistenza sul dukkha al tempo in cui nacque il buddismo, cioè tra VI e IV secolo a.C., era trasversale a diverse correnti di samana, accomunate dalla ricerca di una via di liberazione dal ciclo doloroso di continue rinascite e rimorti. Quando la situazione esistenziale di una persona inizia a strutturarsi intorno al perno della sofferenza, non è possibile pensare a una investigazione del mondo disinteressata, fatta per il puro gusto di conoscere. In ambito specificamente buddista, la ricerca è mossa dal Samvega, sostenuto da Pasada, sicché deve portare alla risoluzione di questioni squisitamente esistenziali che trovano la loro motivazione profonda in un disagio vissuto visceralmente, che all'inizio, senza pasada, provoca apatia nei confronti dell'esistenza. Infatti, nel Buddhacharita, Ashvaghosha fa dire queste parole a Gautama, ormai indifferente ai trastulli delle giovani donne. Perché mai queste donne non capiscono che la gioventù è effimera, poiché la vecchiezza è destinata a distruggere qualunque cosa leggiadra? Certo, esse non hanno mai visto nessuno naufragare nelle malattie, perciò libere d'ogni cura, vivono allegre in questo mondo materiato di infermità. Evidentemente sono anche ignare della morte che tutto rapisce, perciò tranquille e serene scherzano e ridono. Poco oltre si legge: non è vero che disprezzo i piaceri e so benissimo che il mondo vive di e per quelli, ma avendo capito che il mondo è labile, io non posso più trovar diletto in essi. Se queste tre cose, vecchiezza, malattia e morte, non esistessero, allora sì, troverei anch'io diletto nei lusinghieri godimenti sensuali. Ecco, dati questi presupposti della ricerca filosofico-religiosa buddista, si capisce che questa ricerca ha per fine una conoscenza liberatrice, ossia una conoscenza capace di liberare dal dolore esistenziale, non una conoscenza che rimanga una mera acquisizione mnemonica incapace di produrre sostanziali trasformazioni cognitive, etiche ed affettive. Nei manuali di filosofia in uso nei licei e nelle università si osserva in genere che è questa una delle principali differenze tra il pensiero sapienziale indiano e la filosofia occidentale, ma la questione in vero è più complessa di quanto appaia dalle sbrigative trattazioni manualistiche. Non è che in Occidente le questioni etiche e religiose sollevate dalla sofferenza umana latamente intesa
non abbiano stimolato importanti riflessioni e pratiche filosofiche. Ormai sono divenuti dei classici i due pregevoli lavori di Pierre Hadot, programmaticamente volti a mostrare la centralità che nel mondo greco-romano aveva la filosofia intesa come bios, come vita filosofica in cui etica e teoretica convivevano, costituendo un sinolo, ossia un composto le cui parti sono indissociabili. Non per nulla, leggendo le biografie dei filosofi conservate da Diogene Laerzio nella sua preziosa opera, recante il titolo di Vite e dottrine dei filosofi illustri, si vede proprio che la vita stessa del filosofo antico esemplificava la sua dottrina. Il massimo esponente di ciò sono naturalmente i cinici, la cui vita era così intrisa di filosofia che sono sopravvissuti fino ad oggi soltanto racconti aneddotici, ed è da questi che in mancanza di opere sistematiche va ricavata la dottrina cinica. Ma in generale le questioni etiche legate ai turbamenti dell'animo umano, come noto, furono oggetto di particolare attenzione da parte delle filosofie d'età ellenistica e imperiale. Penso soprattutto allo stoicismo romano, che non a caso oggigiorno è recuperato da parte di un numero crescente di persone, ma anche allo scetticismo e all'epicureismo, naturalmente. Forse sarò radicale, ma io credo che, in fin dei conti, tutta la filosofia, se ne sia cosciente o meno, muova da urgenze esistenziali anche e forse soprattutto quando si presenta come riflessione astratta e disinteressata. È come se, nonostante tutto, la sofferenza, la malattia, la vecchiaia e la morte facessero da sfondo a ogni riflessione. Del resto, sono questi i mali che affliggono l'essere umano da sempre, tanto che dello scoramento che essi ingenerano v'è testimonianza chiarissima già nel poema epico più antico di cui si abbia notizia, vale a dire l'epopea di Gilgamesh, il cui personaggio omonimo, di cui si dice che scrutò i confini del mondo alla disperata ricerca della vita eterna, conobbe un prodigioso sviluppo spirituale proprio a partire dalla presa di consapevolezza dell'increscioso destino assegnato a ciascun uomo. Sulle prime, certamente dopo averne preso contezza, la reazione può essere quella estrema di non percepire più alcunché di divertente, ma per tornare in ambito buddista occorre essere memori del fatto che le nobili verità enunciate dal Buddha dopo il suo risveglio sono quattro e che solo le prime due hanno, diciamo, un aspetto poco rasserenante. Le altre annunciano invece la buona novella buddista, della cui bontà si fa massimo testimone l'Arahant, che sa per esperienza diretta che il dukkha non è l'unica possibilità esistenziale, essendoci anche una condizione d'esistenza oltre la sofferenza, che è quella in cui si trova l'Arahant stesso e quindi anche i Buddha, i Pacekka Buddha. Proseguiamo ora con l'analisi del fattore Virya, che oltre ad essere sostenuto dal Samvega è associato al retto sforzo del nobile ottuplice sentiero, che comprende quattro tipi di sforzo, i quali, sfruttando la duttilità della mente, mirano a coltivare in essa fattori positivi e ad abbandonare quelli negativi. In particolare i quattro sforzi sono: 1. Sforzo volto a prevenire la manifestazione di stati mentali non salutari, akusala, come raga, brama o attaccamento, dosa, odio o repulsione, moha, confusione. 2. Sforzo volto ad abbandonare gli stati mentali non salutari presenti attualmente. 3. Sforzo volto a far sorgere stati mentali salutari, kusala, come aloba, non attaccamento, o distacco nei confronti degli oggetti del desiderio sensuale, adosa, non odio, che in positivo significa benevolenza o gentilezza amorevole, metta, infine amoha, sinonimo di pagna. 4. Sforzo volto ad incrementare gli stati mentali salutari presenti. Continuando ad analizzare la sequenza dei fattori del risveglio, vediamo che all'energia, Virya, segue un'intensa e pervadente gioia non sensuale, non mondana, Piti. Dopo la gioia viene la tranquillità, ovvero il rilassamento, passaddi, di mente, citta e corpo, Kaya, che inibisce l'ostacolo dell'irrequietezza e dell'ansia, Uddaccia Cucuccia. La tranquillità a sua volta favorisce spontaneamente la concentrazione serena, pura e imperturbabile della mente, ovvero il samadhi. Di che tipo di samadhi si tratta esattamente?
Nel sutta non viene specificato, probabilmente perché in generale nel sutta pitaka il lessico tecnico non era ancora sviluppato quanto lo divenne in seguito e neanche c'era una distinzione netta tra vipassana e samatha. Se però volessimo interpretare il termine samadhi tenendo a mente la letteratura commentariale, potremmo dire che nell'ambito dell'ultimo satipatthana è legittimo ritenere che non si tratti di quel samadhi che si raggiunge coi jhana, giacché esso, per la sua intensità e focalizzazione esclusiva su un singolo oggetto, non consentirebbe di portare avanti l'osservazione minuta dei fenomeni psicofisici richiesta dalla vipassana. Tutto sarebbe escluso a eccezione del supporto meditativo. La concentrazione richiesta per l'indagine puntuale dei fenomeni psicofisici si applica a un campo d'osservazione più esteso perché non riguarda un singolo oggetto, ma appunto i fenomeni fisici e mentali che si danno mutevolmente nella propria esperienza. Dunque, rispetto alla concentrazione dei jhana, questo samadhi si dispiega più in estensione che in profondità. Costituisce uno spazio aperto e inclusivo, piuttosto che lo spazio chiuso ed esclusivo caratteristico dell'assorbimento meditativo conseguito coi jhana. Nella letteratura commentariale il nome di questo samadhi tipico della vipassana, peraltro menzionato non frequentemente, è Kanika Samadhi, che condivide col samadhi dei jhana la quiete, l'inamovibilità e la purificazione della mente dai cinque ostacoli, ma se ne differenzia per il fatto che è una forma di concentrazione in movimento, in quanto, come osserva Mauro Bergonzi, gli oggetti su cui si polarizza cambiano di momento in momento, senza per questo incrinarne l'intensità. Nel Kanika Samadhi non ci si preoccupa di mantenere fisso il supporto meditativo. Tutto ciò che nell'ik et nunc emerge alle porte dei sensi diventa di istante in istante l'oggetto su cui si focalizza la concentrazione momentanea, ovvero appunto Kanika Samadhi. Qualsiasi evento psicofisico si manifesti nel campo della coscienza va contemplato con attenzione, divenendo un momentaneo supporto meditativo, donde l'aggettivo di momentanea, concentrazione momentanea. Ad ogni istante, senza interruzione, la mente rivolge la propria attenzione a ciò che insorge nel momento presente senza restare legata ad alcun supporto meditativo fisso. Quando il Kanika Samadhi viene applicato ad ogni istante, il suo livello di concentrazione non presenta cadute di intensità, proprio come se fosse sempre focalizzato su uno stesso oggetto, mentre in realtà il supporto meditativo cambia in continuazione. Pur senza arrivare al grado di concentrazione dell'Appana Samadhi, che si raggiunge quando si entra nei jhana, il Kanika Samadhi consente dunque l'esercizio di un'attenzione stabile e continua, anche se ha come base i mutevoli processi psicofisici e non un oggetto fisso come un kasina. Inizialmente debole, questa forma di concentrazione infine riesce a rimanere fissa sul flusso in continuo cambiamento degli eventi psicofisici, arrivando a un grado di concentrazione identico per intensità quantomeno a l'upacara samadhi della samatha bhavana, ma secondo alcuni pari persino all'appana samadhi, che è il grado sommo di samadhi. Diversamente è possibile intendere la maggiore e la minore focalizzazione della concentrazione non come due differenti approcci contemplativi, rispettivamente vipassana e samatha, bensì come due differenti applicazioni della sati, come proposto da Giuliano Giustarini, il quale nella sua bella monografia dedicata alla sati nel canone Pali scrive che è preferibile pensare che sati abbia in sé la capacità di estendersi ampiamente o di focalizzarsi su un unico oggetto. Si possono dunque distinguere due usi di sati, uno focalizzato su un oggetto delimitato, perciò indirizzato principalmente alla sintesi della mente, cittassa ekaggata, e quindi al samadhi, e un altro caratterizzato da un raggio più ampio che predilige l'investigazione alla concentrazione, perciò tendente alla vipassana. Ora, la sequenza dei fattori del risveglio culmina con upekkha,
l'equanimità, ossia uno stato mentale di equilibrio e imparzialità verso tutti i fenomeni condizionati, promosso dal samadhi e tale da consentire al praticante di dimorare davvero indipendente e senza aggrapparsi a nulla al mondo, senza appropriarsi di nulla nel mondo dell'esperienza, come dice il ritornello del Mahasatipatthana Sutta. In virtù dell'equanimità, il praticante né osserva i fenomeni con un coinvolgimento eccessivo, che rischia di ridurre il grado di concentrazione, né è così distaccato da essi da essere del tutto disinteressato nei loro confronti. L'osservazione spassionata non è una forma di noncuranza. Detto altrimenti, l'equanimità non è assoluta indifferenza apatica, ma uno stato d'animo che fa sì che l'individuo, nell'approcciarsi agli oggetti dei sensi, alle vicissitudini della vita e in generale a tutti i fenomeni condizionati, sankhata, non sia influenzato da pregiudizi e preferenze. L'equanimità come stato di equilibrio interiore inconcusso si definisce specialmente in rapporto a 8 comuni fattori mondani, atta, loka, dhamma, che sono guadagno e perdita, fama e infamia, lode e biasimo, felicità e sofferenza. Quale che sia la condizione che si trova a vivere, il saggio si mantiene imperturbato, senza esaltarsi quando le condizioni sono favorevoli, come nel caso del guadagno, della fama, della lode e della felicità, e senza avvilirsi quando le condizioni sono sfavorevoli, come nel caso della perdita, dell'infamia, del biasimo e della sofferenza. Perché fondamentalmente la stessa dicotomia favorevole e sfavorevole viene trascesa quando si raggiunge l'equanimità, upekkha. Bene, per oggi ci fermiamo qui, spero di aver dato un contributo utile alla conoscenza del buddismo, almeno rispetto ai temi discussi in questo video, e vi invito come sempre a non esitare nel porre domande o nell'esporre vostre considerazioni personali su quanto detto in questa playlist. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.